Se vogliamo sintetizzare a massimo due caratteristiche di questo centro Ceglie cioè Messapica, il food è storicamente un riconoscimento di questa realtà. Poi c'è una realtà importantissima che è il San Raffaele che ha anche dimora qui a Ceglie Messapica. Le due cose possono anche abbinarsi come testimonia questo testo scritto da Piero Barbanti ed Emilio Irillo. Ma già sanno che ti passa, siamo con Piero Barbanti, non so se è d'accordo con quello che dicevo. Senza dubbio è un binomio perfetto. D'altra parte, salute vista in maniera non lugubre, cioè le cure per i disturbi fatte in maniera non accigliata, ma partendo dalle cose essenziali, alimentarsi bene, le vari vecchi luoghi comuni per i quali i cibi sono dei veleni per il mal di testa. No, i cibi sono degli alleati per il mal di testa, il libro vuol dire vietato vietare. Questa è una terra meravigliosa e questa è una città che è dedicata alla gastronomia, quello che è lo scopo del libro e di questa serata immagino è quello di comunicare la possibilità di gustarsi la vita e nel frattempo gustandosi gli alimenti, curare il mal di testa, una sfida, non è vero che occorre rinunciare, non leviamo i gusti, non leviamo i sapori, mangiamo bene, questo ce li insegnano anche i nostri vecchi e la tradizione mediterranea. Molti mi chiedevano ma com'è che ti piace Ceglie Messapica non c'è il mare? È in collina, però è anche una cittadina importante perché ha oltre 20.000 persone. Perché eh, qui si respira verità: è un valore che si è perso. Eh, frequentando poi grandi città. Il concetto della verità si perde un po', anche Roma, no? Roma Caputmundi ha un moltissima storia eh, stratificata, il problema di tutti i sindaci di Roma è che ancora non hanno capito che Roma non vuole padroni perché non li ha mai avuti e poi perché eh, so, sono nove città una sull'altra, stratificate, difficili, no? però anche quello che è il, ehm, il, il retaggio storico di Roma ormai lo vivi un po' come una cartolina. E invece qui in centro storico soprattutto riesci a vivere ancora il concetto della verità perché tu cammini e non, non tutti i palazzi sono stati rimessi a posto perfetto allora io dico il tempo ci ha messo così tanto a renderli così perché li dobbiamo ritrasformare e togliere i segni del tempo è come una bella signora che si fa il lifting a me fa schifo. Ancora più forte è sulle chianche, sul, sulle pareti e allora tu riesci a vivere quella forza pazzesca della verità e in più cammini e c'è la gente che vive ancora al centro storico, non ha ancora ceduto il centro storico ai turisti, agli inglesi, ai tedeschi e, e, e chissà da dove vengono a vivere queste cose che non hanno, perciò tu passi e c'è la signora che fa le orecchiette per strada, l'altra che stende, quella che ti invita e ti dà il caffè, quell'altra che ti fa eh, i biscotti cegliesi. La grande umanità dei Cegliesi. Ceglie è stato sempre un posto di transito, di qua sono passati un po' tutti. E, e allora passando la gente si è abituata ad accogliere e quindi è l'accoglienza fantastica dei Cegliesi. È una cittadina. Io faccio fatica a dirla cittadina perché è un termine che non mi piace: perché non è una città, questo è un paese. Eh, a me piace perché, sai, perché poi le dimensioni ti dicono città sopra un tot, cittadino, no questo è un paese, si vive la, il rapporto eh, di, 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 di grande fratellanza e quindi tutti i valori, perché vengo a Ceglie? Perché a, a Ceglie ci sono dei valori che altrove si sono persi Stiamo iniziando oggi quella manifestazione iniziata 7-8 anni fa, sei, sette anni fa quindi che il, la nostra maggior manifestazione del periodo estivo, quindi sono tre giorni di cultura enogastronomica, sicuramente non mancherete domani sera, dopo domani sera sul palco si esibiranno grandi chef dai nostri locali ad altri che vengono da fuori, ormai questa è una manifestazione riconosciuta dappertutto a livello nazionale, io penso come gli altri anni che vada tutto bene. Ci sarà sicuramente un notevole flusso di persone perché ne parlano dappertutto, io sto a mare sullo ionio, si parlava anche di questo in questi giorni che devono venire persone a ceglio perché devono eh, assaggiare, vedere come cucinano i grandi chef. Siamo stati all'avanguardia su questo, quindi siamo contenti di questa manifestazione.